Allora, Mimmo Zappia di S San Cipriano, avete fatto un bellissimo allenamento congiunto contro una squadra di categoria superiore, la Genova Calcio, si sono viste direi delle buone indicazioni da parte vostra, a parte un risultato di prestigio, avete anche vinto sul loro campo 5-4, un San Cipriano che è sempre sembrato voglioso di attaccare, di far risultato, dimmi qualcosa. Ma diamo seguito alla buona prestazione che avevamo già fatto contro il Serrarico domenica scorsa. Io credo che in preparazione l'importante sia naturalmente non farsi male, certo, e mettere in pratica quello che vuole il mister. Il mister è soddisfatto e naturalmente non ne possiamo che esserlo altrimenti. Ecco, i ragazzi ci mettono tanto impegno, tanta dedizione nel seguire le indicazioni di un allenatore nuovo. Sì. Quindi contenti del lavoro fatto finora, consapevoli del fatto che non abbiamo fatto niente, Claudio, naturalmente domenica sì, conta già di più. Da domenica inizierà la stagione ufficiale, che avete di nuovo un altro avversario, come oggi difficile, di categoria inferiore della vostra categoria, ma avversario molto difficile, la Sestrese. Sicuramente avversario molto attrezzato, che parte con il favore del pronostico per il campionato che affronterà, che affronteremo nel nostro girone. E quindi niente, Claudio, consapevoli diciamo che sarà una partita con tante difficoltà, speriamo di ben figurare e di portare a casa il miglior risultato possibile. Oggi, come ho detto prima, si sono viste comunque delle indicazioni positive, una squadra che ha proprio sempre tentato di attaccare, di giocare, ecco. Ma sai, Claudio, noi siamo consapevoli di aver fatto comunque una buona squadra, si può togliere delle soddisfazioni, poi naturalmente parla sempre il campo. Abbiamo anche qualche giocatore importante ancora fuori, come Bulpes, come Olanda, sì, quindi aspettiamo naturalmente anche il loro contributo e poi saranno comunque mister Schiazza e mister Zamana a mettere in campo sempre la migliore formazione possibile. Benissimo, ti faccio un grosso in bocca al lupo a te, a tutta la tua squadra, alla tua società per la prossima stagione a venire. Grazie Claudio, è un piacere sempre vederti.